quest'anno come ASICO Bologna abbiamo deciso di sponsorizzare la 30ª edizione della DC Colli, questa splendida manifestazione che da 30 anni fa vedere la bellezza della collina bolognese e contribuisce a far vivere una giornata meravigliosa ai partecipanti di questa splendida corsa. L'anno prossimo spero di essere tra i partecipanti, almeno per il percorso breve. Sono una neofita, spero che non mi lascino troppo indietro, altrimenti poi torno a casa. Però proviamo, dovrebbe essere un bel evento. Vinto delle coppe? Ho ancora degli assegni del 1961-62 di 300 lire e di 450 lire. Le ho conservate e non le ho incassate per ricordo. Io sono Giuliano Cipriani, titolare dello stand Equipantacicli, rappresento tutti i marchi che vedete lì. Diamo sempre un'assistenza ai corridori dove sul nostro banco possono trovare sempre qualcosa di nuovo e di utile. Ho visto nascere la DC Colli quando è nata quasi per gioco. Sì, veramente, è nata quasi per gioco. Un primo maggio, una scampagnata fra amici, poi si è trasformata in DC Colli. Bellissimo. Ha mai corso per la 10 Colli? Sì, ho fatto 4 volte, partire di Piazza Maggiore. Ha mai vinto? No, la cosa che arrivavo a San Luca. 10 Colli, noi siamo dei livelli inferiori, ecco. Non ci buttiamo via, cioè non è che però non siamo più competitivi, ecco, siamo competitivi da andare a tavola. Abbiamo tutto abbigliamento per il ciclismo, dall'abbigliamento al materiale tecnico, le scarpe, caschi, tutto quello che serve. Cosa rappresenta per lei la 10 Colli? È un bel posto, la gente squisita, veramente sono persone che ti danno tutto, gli emiliani, i romagnoli, chiamali come vuoi, sono persone veramente che hanno un calore, veramente, qui mi trovo veramente bene, devo dire. Andrea, rappresento la ditta Colnago. Presentiamo il nuovo modello 2015 C60. Venite qua tutti gli anni? No, questo qua è il primo anno che presentiamo, sì. E penso che sarà il primo di una lunga serie. Noi produciamo cosmetici per lo sport. E in questa manifestazione abbiamo dei prodotti appositamente per i ciclisti. Touch my spirit like the summer.
facciamo assistenza meccanica. Dove arrivate? Melotti Bici, via Fioravanti, Bologna. Io sono esattamente Luciano Battistini, appassionato di ciclismo, colui che insieme a William Busi ha ideato, progettato e programmato questo evento che oggi compie esattamente 1 maggio 2014, 30 anni. È una soddisfazione grandissima per tutti noi. Io adesso dico alcune parole, ma le parole secondo me non servirebbero più. Basta vedere la carovana che avvolge questa manifestazione, a partire dagli amici soci, tutti i soci tranvieri, e per continuare con anche gli amici della Dieci Colli, che sono tanti, dovrei stare qui forse quasi tutti i 30 anni per elencarli, e al personale di servizio, alle istituzioni che collaborano, i vari comuni che ci accolgono con entusiasmo, e soprattutto anche ai collaboratori sponsor che quest'anno hanno dato un contributo veramente importante in questa 30ª edizione. Proseguiamo con una manifestazione per la prima volta anche per le famiglie, e si chiama Dieci Colli per Tutte. Si sta svolgendo in questo istante in Piazza Maggiore attraverso il T-Day, cioè il percorso pedonale, dove hanno dato la possibilità di transitare i ciclisti in sicurezza con le famiglie, e tutto devoluto con l'iscrizione all'Hospice Seragnoli. Queste sono le manifestazioni legate alla Gran Fondo Dieci Colli. Cosa rappresenta per voi la Dieci Colli? Allora, io la prima volta che partecipo alla Dieci Colli devo dire che come organizzazione mi pare ben fatta, c'è una grossa partecipazione di pubblico, e quella è la cosa importante, soprattutto in questo periodo in cui c'è parecchia crisi, e quindi è sempre bello vedere tanti ciclisti insieme. Quando costituimmo l'ATC, l'azienda trasporti consorziale, io e Battistini, pensavamo di fare un circuito dove uno partiva da un deposito, andava a Imola, Porretta, Bazzano, passava dalla portineria del deposito, si faceva fare un timbro, poi alla fine dell'anno chi aveva fatto il giro li premiavamo come circolo. Dopodiché venne di moda la Gran Fondo, diciamo così. Battistini, appassionatissimo ciclista fin sopra i capelli, no? Adesso li ha un po', bianchi come me, ma allora era un baldo giovane, no? Disse: ma Loris, perché non facciamo una Gran Fondo? Tanto l'abbiamo già sperimentato. E così è nato le Dieci Colli. Io sono l'organizzatore per il pedalare con gusto, che i ciclisti devono fare quattro percorsi, poi riportano il foglietto qua e gli viene dato un buono per il pastaparty, poi in base ai punti che svolgono nel percorso, dopo facciamo la premiazione. Tuesday, stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, but I'm in love. Massimiliano. È andata bene, una bella gara, ci tenevo qui in casa mia,
siamo andati, abbiamo fatto molto forte la prima salita di Monte Pastore. In cima ho allungato per fare il tempo sulla cronoscalata, siamo rimasti in 8. Dopo siamo andati di comune accordo con tutti i miei compagni fino al bivio medio-lungo. Io e Stefano Nicoletti abbiamo girato per il percorso medio. Siamo andati molto forte dopo di comune accordo, abbiamo fatto le salite molto bene, le discese fortissimo e niente, siamo arrivati qua in volata, ce la siamo giocati io e lui, ho vinto di un soffio, sono molto contento. La gara è andata molto bene, sono riuscito a entrare nella fuga, nell'attacco iniziale che c'è stato sulla prima salita di Monte Pastore. Fino al bivio dei due tracciati eravamo circa 12 unità, al bivio siamo rimasti io e Massimiliano Grazia, quindi in due, che abbiamo deviato per il percorso corto. Insieme siamo riusciti ad arrivare fino all'arrivo e io ho provato a staccarlo nella discesa e scattando in pianura, non ci sono riuscito, per cui ci siamo giocati la gara in volata e per pochi centesimi ha vinto lui, complimenti a lui, comunque è stata un'ottima gara, un'ottima manifestazione. Assieme a Schieratura Davide, è il terzo arrivato della 30ª edizione di 10 Colli. Ciao Davide, com'è andata per te la gara? Direi bene, dura, ho fatto fatica un po' all'inizio, però sono riuscito a stare nel gruppo dei primi e girare per il medio con il primo gruppo. Poi in volata me la cavo bene e ho fatto un bel terzo posto, sono contento. Siamo con Astrid, la prima arrivata della categoria femminile. Com'è andata la gara? È andata bene, era una gara molto veloce, molto impegnativa, soprattutto anche perché la prima salita era cronometrata e lì siamo andati, ho dato tutto, diciamo. Com'è andata Ilaria la corsa? Allora, praticamente mi ha staccato, la ragazza che ha vinto oggi mi ha staccato sulla prima salita e dopo ho cercato di rincorrerla, pensavo facesse il lungo a dire la verità. Poi proprio sullo strappo finale mi ha detto che ero seconda e ho provato a venire più velocemente possibile all'arrivo, ma non sono riuscita a riprenderla. Quinto classificato. È la prima volta che partecipi? No. Saranno 10 anni che faccio questa gara, consecutivi. Come ti sei trovato? Bene, oggi molto bene. I primi due hanno vinto nettamente, sono arrivati nettamente, grazie a vinto nettamente. Noi dietro eravamo in 7-8 e abbiamo gestito fino alla fine e poi abbiamo fatto la volata. Davide Cassani con noi, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, ed è partito anni fa partecipando alle Gran Fondo, come ci ha raccontato, della 10 Colli in occasione delle preparazioni del Giro dell'Emilia. E io ero con lui quando arrivò ai Giardini Margherita, l'ho visto, ed eravamo proprio in preparazione con Adriano Amici alla Gran Fondo della 10 Colli. Sono passati anni, adesso mi ritrovo qui a pedalare in questa Gran Fondo che è diventata tra le più importanti d'Italia. Giornata meravigliosa, guarda, tra l'altro strade che conoscevo già, fatte tanti anni fa, ricordo Casteldaiano, Cereglio, Zocca, Cabortolani. E l'organizzazione che per noi è molto importante, come hai trovato? Ottima. Hai suggerimenti? Guarda, ho trovato un'organizzazione ottima, gli incroci erano presidiati alla grande, quindi complimenti. Sono trovato bene, anche le discese non abbiamo avuto problemi. Pensa di ripartecipare? Oh, se la salute regge, senz'altro. Volevamo
solamente, sia la prima volta che partecipa? La prima volta a una gara con la bici da strada, di solito faccio mountain bike. Bellissima e mi sono divertita tanto. Volevamo sapere se è la prima volta che partecipa a questa edizione. No, ho partecipato da quando c'era questa nuova logistica, non l'avevo mai fatta, ero ancora rimasta ai Giardini Margherita. Però molto bella, mi è piaciuta, ho fatto il medio perché ho corso anche domenica e bella, sono contenta. Perché ha partecipato? Allora, io ho partecipato perché ho dei miei clienti che sono sportivi e gareggiano in questa gara, che è molto importante per Bologna e ci tengono alla salute, noi abbiamo solo prodotti salutari. Abbiamo tutte cose a base senza glutine, senza zucchero, tutte bevande senza conservanti, tutti biologici. Hey sexy lady, shake that booty hot girl, let's rock it hot girl. Ecco, Cunico, Roberto Cunico, siamo qui col primo classificato dei 10 colli, Roberto. Com'è andata la corsa? Ma devo dire bene, visto che sono arrivato davanti a tutti, meglio di così non poteva andare. Anche perché una giornata così oggi non me l'aspettavo, sinceramente. Sono caduto domenica e avevo già nei miei pensieri di stare tranquillo, di non fare la corsa, però purtroppo la mia indole è diversa, non riesco a stare lontano dalla competizione. Su Monte Maggiore ho cercato di fare la differenza e pensavo di riuscire a scappare via, invece Norin e Mencaroni hanno tenuto e poi al meno 3, meno 2 abbiamo dato gli scatti prima uno dopo l'altro e dai, è andata bene, è andata benissimo. Con il secondo classificato di 10 colli, Luciano. Sì, sono arrivato secondo e diciamo complimenti a Cunico che gli vince sempre ragione, andato fortissimo, io ho cercato di controllare sempre in salita la sua ruota, ci sono rimasto sempre su di lui, ho visto che pedalava molto molto bene e niente, sono soddisfatto di questo risultato perché la 10 colli è sempre una manifestazione molto molto importante, quindi dai, soddisfatto di questo secondo posto. Oggi ho cercato di mettercela tutta. Come si è trovata? Bene, bene, un bel percorso, tutto a posto. Volevamo sapere di cosa si occupa. Io adesso sto facendo l'hostess e mi sto occupando di promuovere insomma questi prodotti della Cagliani. Cosa serve? Serve allora questo in pratica, che la Sunrise è un succo di frutta energico, poi abbiamo anche quello la sera per rilassare i muscoli. Mia moglie mi ha regalato il corso da massaggio, disinteressata naturalmente. E donne. Chiaramente, ho cominciato col massaggio tradizionale, quindi quello muscolare, sono passato all'infodrenaggio e l'ultimo che ho fatto è il brevetto SEN sportivo e oggi ci abbiamo provato. La prima classificata tra le donne, Chiara Ciuffini. È stata una gara stupenda, molto molto tirata, non c'è un metro di pianura in questo percorso, è veramente bello, ringrazio i miei compagni per il supporto che mi danno in ogni gara. È un'emozione stupenda perché è comunque una gara prestigiosa e molto sentita qui nella zona di Bologna, quindi contentissima. Il vicepresidente Circolo Dozza, Gamberini Alessandro, ci faccia un riassunto di tutto quanto.
Ma guardi, siamo contentissimi di come è venuta la manifestazione. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi perché è il trentennale, siamo riusciti ad arrivare a un traguardo importante e i volontari sono sempre presenti, sempre al nostro fianco. Siamo contentissimi, i numeri ci sono stati, siamo arrivati quasi alle 3.000 iscrizioni. Meglio di così non poteva andare. Bene, primi 5 classificati, un grandissimo applauso a tutti.